Finalizzata la beffarda sconfitta di domenica scorsa sul campo del Torino, l'Arezzo Calcio Femminile si prepara adesso a tornare in campo tra le mura amiche del Luciano Giunti questo pomeriggio alle ore 15, la 25esima giornata del campionato nazionale di Serie B. Vedrà infatti in calendario il big match tra le aretine e la femminile Juventus. Ostica compagine piemontese contro la quale nel corso del girone di andata le ragazze di mister Lorenzini avevano registrato la prima sconfitta stagionale. Domenica ci abbiamo la Juventus da riscattare lo stesso un risultato negativo, immeritato, che siamo fatti nel giorno d'andata, e quindi cercheremo di fare il nostro meglio, sempre il nostro meglio al massimo delle possibilità. Un'occhiata alla classifica è complice il pareggio a rete bianca tra le inseguitrici la Magnese e Novese. L'Arezzo non vede comunque minata la propria stabilità sul secondo gradino del podio, con un bottino di 51 lunghezze e con solo 3 sconfitte registrate dall'inizio della stagione sportiva. Le Amaranto proseguono il proprio percorso verso la prossima Serie B nazionale a girone unico, consapevole di dover mettere in cassaforte a tutti i costi un risultato positivo contro le bianconere piemontesi. Proprio il team torinese del tecnico Stefano Serami, pur non essendo matematicamente fuori dalle logiche del podio, anche perché rispetto alle Amaranto e alla Magnese hanno disputato una partita in più, avrebbero bisogno di un miracolo per schivare l'ingresso nella Lega Interregionale che il prossimo anno separerà la cadetta dalla Serie C. Si è allenata bene in questa settimana. Qualcosa si è recuperato anche di quelle che erano da recuperare. Ecco, le infortunate le ha recuperate il mister? Sì, sono recuperate, però il recupero vero è sulla testa, perché ci vuole qualche campo un po' più asciutto che li possa prendere, avere più consapevolezza dei loro mezzi, ritornare come sì, erano di prima della sosta. Ecco, bravo. Il tecnico Max Lorenzini, dopo la battuta d'arresto di Torino in settimana, ha analizzato la parte degli errori commessi allo scopo di correggere e arrivare pronti a questo match che assume il sapore di una prima finale in vista di quest'ultima parte di stagione. L'ambiente resta fiducioso sull'esito del match, dove tutto è stato curato nei minimi particolari, come è abituato a fare nello svolgere il suo lavoro il tecnico Amaranto Lorenzini. Del resto nel calcio, come nella vita, certi risultati non arrivano per caso, ma sono frutto di un lavoro intenso e di una programmazione mirata a raggiungere obiettivi importanti.